La Miranda, presente Lanzoni, presente Magro, assente Pizzocchera, presente Torresani, presente. Consiglieri presenti. È arrivato il consigliere Leo. Leo. Allora, Leo presente, consiglieri presenti. Quindi 16 consiglieri presenti, la seduta è valida. Arrivano, stanno arrivando altri, va bene, li mettiamo. Ci alziamo tutti a tavola per ascoltare loro. Tre scrutatori, Attanasio, Molteni e una signorina, una donna, Pagani. Grazie. Passiamo all'ordine del giorno, c'è una comunicazione ai consiglieri comunali ai sensi dell'articolo 166. Comma 2 del decreto legislativo 267 del 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 118-2011 della delibera di giunta comunale ad oggetto. Delibera di giunta comunale numero 242 del 13-10-2020, bilancio di previsione 2020-2022, decimo prelevamento di fondo di riserva e di cassa per l'esercizio 2020, ed adeguamento del PEG 2020-2022. Passiamo alle delibere. Prima delibera, approvazione progetto invarianze allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160-2010, presentato dalle società Trading Immobiliari City SPA e dalla società Obi One in data 14 maggio 2019, protocollo generato numero 49542, per realizzazione di un nuovo ristorante Burger King nell'area di via Pasolini, ex via Fratelli Gracchi, presso Shopping Center. Do la parola all'assessore La Miranda. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Parliamo di una variante urbanistica, quindi benché stiamo discutendo di un insediamento commerciale che quindi apparentemente dovrebbe essere di competenza dell'assessore Torresani, in realtà è tutti gli effetti gestito sia dal SUAP, ma è una variante urbanistica di destinazione di un immobile e di una funzione, quindi pertanto poi di fatto è stato governato dall'ufficio, dalla parte dell'area tecnica.
Voglio solo dare, poi chiedo alla regia di proiettare se si riesce, la proiezione delle slide che avevamo già previsto e proiettato in sede di commissione, i tempi. 27 maggio 2019 abbiamo avviato il procedimento di variante con anche il Covid, oggi chiudiamo una variante urbanistica. Credo che anche su questo profilo, rispetto alla procedura McDonald che era iniziata nella precedente consigliatura e abbiamo chiuso noi in corso d'opera, qui abbiamo fatto passi da giganti anche nell'accelerazione della capacità della macchina amministrativa di generare i processi interni. L'insediamento è abbastanza noto, diciamo, nell'ambiente, c'è l'ex shopping center dove c'è il Decathlon. Il quadratino rosso è quello che potete individuare, è la funzione che viene data in modifica sostanziale, da una funzione di, fondamentalmente in questo caso era una funzione servizi posteggi, viene svuotata questa funzione, viene portata al piano superiore e in quell'ambito viene insediata appunto la funzione commercio. Se passiamo alla seconda proiezione, la slide successiva, ok? Vediamo subito le quadre economiche. Abbiamo 456 metri quadri di area in dotazione dell'intervento, i posteggi richiesti che vengono reperiti al quinto piano li vedete rappresentati poi nella scheda successiva, o meglio sotto, nella slide, sempre nella parte sotto, sono per 183 metri quadri. Abbiamo una superficie complessiva di monetizzazione per un controvalore di 120.000 euro circa, che sono appunto per compensazione tutte le dotazioni che non vengono reperite nell'ambito dell'intervento. Un elemento ulteriore che voglio portare, abbiamo il rendering, poi la scheda successiva ci dà la definizione di come avverrà l'intervento. Ecco, abbiamo qui le due immagini del rendering finale di come appunto adesso impatterà con il nuovo insediamento. L'ultima invece è anche quella che forse più di tutte ci tengo anche a sottolineare, è innanzitutto appunto la creazione di ulteriori nuovi posti di lavoro, parliamo da 20 a 25 unità, oltre al responsabile di funzioni. Abbiamo evidenziato le priorità di assunzione, l'altro giorno in commissione si chiedeva una rendicontazione di questo. Abbiamo una lettera, poi non so se vuole darne anche comunicazione il sindaco, direttamente appunto dalla holding di Burger King, dove dettaglia le modalità della policy aziendale per l'assunzione, appunto evidenziando che verranno preferiti in modo prevalente le persone residenti nel nostro territorio, che abbiano una spiccata vocazione giovanile in prima occupazione e che abbiano anche una vicinanza con il punto da aprire. Per quanto riguarda poi l'ultima questione, che è quella della viabilità che mi era stata chiesta in commissione, chiedo di proiettare le altre slide che ho inviato, che danno il quadro di progettazione, così completiamo quelle richieste che erano intervenute in commissione. Allora, questo è lo stato di fatto che vedete proiettato. Andiamo alla immagine successiva. Questa è la previsione, quindi vedete con la corsia del drive-in di ingresso. Il fabbisogno che mi era stato chiesto è nella relazione che avete allegata, quella sempre di valutazione ambientale strategica. A pagina 85 c'è la relazione del trasportista, dove calcola un impegno ora di circa 50 unità. Da questo punto di vista crediamo di aver soddisfatto la richiesta che veniva dai consiglieri in commissione. Vado a citarlo testualmente. È il punto 5.2, non è stato predisposto alcuno specifico studio di traffico, in quanto si tratta di un intervento all'interno di un ambito infrastrutturato a già prevalente natura commerciale. Vista la tipologia di intervento previsto per gli orari di apertura e l'afflusso orario previsto, una media pari a 50 clienti ora, non si prevedono sovrapposizioni con il traffico generato e attratto dagli esercizi presenti. I flussi di traffico aggiuntivi teorici, che in condizione cautelativa possono essere posti appunto in un limite
di impegno di 50 nuovi veicoli ora, saranno pertanto modesti e tali da non avere effetti sulla circolazione della zona, posto che i più recenti studi dei flussi di traffico danno la linea di punta con l'intersezione Viale Fulvio Testi e Viale Fratelli Casiraghi una capacità dell'impianto da 2.000-2.800 veicoli la mattina e tra i 2.800 e i 3.500 veicoli al pomeriggio sempre per ora. Quindi in ragione di questo, quando è stata presentata la VAS, che poi è stata nella conferenza di servizi con gli enti preposti, validata e approvata, davo risposta appunto a quello che chiedevano i consiglieri in commissione, è stata anche esclusa la necessità di intervenire sulla rotatoria, essendo questo impianto che vedete rappresentato graficamente, quindi con la corsia che si inserisce già sull'area di posteggio, sufficientemente adeguato per il carico dell'insediamento. Questo è quanto, quindi al Consiglio Comunale viene richiesto di approvare questa variante, che consentirà quindi poi il giorno successivo agli uffici di poter dare il permesso di costruire per l'apertura dell'insediamento. Consentitemi poi, non è mio uso e costume farlo spesso, però ringraziare la responsabile del SUAP, l'architetto Cocetti, perché è stata veramente brava in questa procedura, proprio in ragione di quello che ho detto prima, nel senso che acquisita poi la metodologia di lavoro è stata veramente compresso i tempi dell'amministrazione per riuscire a portare avanti l'obiettivo in tempi rapidi e quindi dare anche a chi fa impresa sul territorio risposta immediata ed efficiente e pratica da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie all'assessore, apro la discussione alla delibera. Faccio presente che purtroppo non funziona l'impianto, quindi chi si vuole prenotare lo faccia per alzata di mano, per cortesia, e gli diamo immediatamente la parola. Grazie. Non ci sono interventi? Grazie Presidente, mi tolgo la mascherina per essere... Non si può? Devo tenerla? Ok, no, pensavo che quando si intervenisse si potesse. Vabbè. E comunque mi sentite, no? Questa sera siamo qui per approvare questo nuovo insediamento commerciale della nota catena di fast food denominata Burger King, come sappiamo tutti. Abbiamo sentito adesso la relazione dell'assessore qui in consiglio e precedentemente la presentazione della proposta di delibera in commissione, dove abbiamo cercato di capire se ci fossero criticità nel progetto. Se dobbiamo essere sinceri, nella zona a poche centinaia di metri abbiamo già molti fast food su Viale Fulvio Testi, come sapete tutti, per esempio, anche se il territorio di Cinisello, a circa 1500 metri c'è un McDonald's, a San Fruttoso c'è un altro McDonald's, è lì a un paio di chilometri, e ce n'è un altro dentro il centro Sarca, ce n'è un altro in Via Valtellina a Cinisello, Via Valtellina è il proseguo di Viale Gramsci verso Via Borgazzi. Insomma, possiamo affermare che in tutta l'area che ho menzionato, gli hamburger e le patatine fritte di certo non mancano. Ma al di là di queste considerazioni soggettive ma oggettive, in un quadro di libero mercato della ristorazione ci può stare anche questo ennesimo fast food. Questo fast food è collocato nel perimetro di un'area commerciale molto utilizzata dai cittadini di Sesto, Cinisello, Bresso e Colonia, e quindi inserito in una realtà commerciale abbastanza vivace da far ben sperare, corri da parte, in un investimento molto proficuo per il futuro gestore. Una nuova realtà che porta lavoro, quindi come previsto, come ha detto anche un attimo fa l'assessore, ci sarà la creazione di almeno 20-25 posti di lavoro, che grazie alla tipologia del lavoro, alla richiesta di elasticità degli orari di servizio, dovrà per forza essere di maestranze locali o residenti nelle mediante vicinanze della nostra città. E non sono giovani, ma ci sono anche persone magari meno giovani che hanno bisogno di lavorare. Per questo quindi, preso atto di questa volontà, abbiamo presentato un ordine del giorno per impegnare la Giunta e la maggioranza a rafforzare con questo documento politico la richiesta che la società che fa poi capo a Burger King si impegna ad assumere almeno il 50% del proprio fabbisogno di risorse umane
con contratti di lavoro a tempo indeterminato, dando priorità a giovani donne diversamente abili e con l'applicazione della contrattazione collettiva, di cui entriamo nel merito poi con la presentazione del nostro ordine del giorno. Dopo le considerazioni commerciali e lavorative, passiamo alla parte urbanistica, di cui rileviamo, oltre che la variante urbanistica che permette di poter attuare il progetto, la parte degli oneri monetizzati, come detto anche in commissione, che in questo caso corrispondono a 120.840 euro, ma questi oneri, invece che essere utilizzati in qualche investimento che necessita di risorse, vengono poi redistribuiti nella spesa corrente, che dovrebbe essere bilanciata da imposte e tasse che il Comune, come tutti gli enti locali, ha come risorsa a disposizione, le entrate che arrivano dai cittadini contribuenti, oltre che essere inserite nel bilancio di quest'anno. Parlo dei 120.000 euro. In commissione, come tutti sappiamo, si fanno domande di approfondimento tecnico. Molto interessante la domanda del collega Galante, che poi ha scaturito la risposta dell'assessore di questa sera, perché è innescata anche in me qualche dubbio sulla viabilità e mobilità che viene indotta in modo palese, soprattutto nei giorni e nelle ore di maggior utenza di tutta quest'area commerciale. Nonostante le spiegazioni dell'assessore un attimo fa, qualche dubbio comunque rimane, perché possiamo dire che tutto gira intorno alla piccola rotatoria che mette in comunicazione, oltre che tutte le vie che si interfacciano in quel punto, anche l'entrata di accesso al parcheggio di tutto il comparto commerciale Brico Decathlon. Questa ulteriore funzione commerciale in tutti i casi implementerà sicuramente qualche criticità sul traffico della zona. Come succede spesso quando si creano nuove funzioni e nuove viabilità, poi la pratica smentisce la teoria. Ricordo molto bene anni fa, quando deliberammo l'attuazione del centro Sarta, dove, pur facendo parte della maggioranza, sollevò dei dubbi sulla viabilità e il traffico indotto in via Granelli, che di fatto di lì a breve, dopo aver appurato la palese criticità di traffico non valutata bene, fu modificata subito dopo, grazie anche a una discussione che ci fu in consiglio comunale. Quindi chiedo all'assessore, prima di dare il via libera della fase attuativa di questo progetto che viene votato questa sera, di verificare ulteriormente, eventualmente far modificare la proponente società, eventuali criticità sulla mobilità di quell'area che dovesse emergere, e di dare informativa alla prima volta che ci sarà la seconda commissione utile. Grazie Presidente, grazie Assessore per le spiegazioni. Grazie a lei, consigliere Leo. Ci sono altre prenotazioni? Buonanotte, prego. Grazie, signor Presidente. Con l'approvazione della presente delibera si aggiunge un altro tassello nel mosaico dell'implementazione del commercio e ristorazione, settori che da molto tempo sono stati lasciati abbandonati a se stesso. Questo nuovo insediamento è quindi una boccata d'ossigeno sia dal punto di vista commerciale sia per quello occupazionale. Ciò dà fiducia nella ripresa commerciale della zona. BK Burger King sorgerà infatti a nord della città, ai confini con Cinisello e Bassamo, in un polo commerciale già esistente come shopping center. Il Breda rappresenta uno dei locali tra i più frequentati dai giovani e non solo, ma anche dalle famiglie, e sarà anche un punto di riferimento per la pausa pranzo di chi lavora nella zona. BK è un brand conosciuto e operando a livello mondiale, dove le caratteristiche del pasto sono molto apprezzate e gli ingredienti conosciuti, e non si corre il rischio di mangiare formaggio senza latte, cioccolato senza cacao, bere vino senza uva e hamburger senza carne, dove oramai la UE cerca di spingere la popolazione europea. Ma la nostra cultura alimentare non può che contrastare ciò. BK avrà uno spazio di servizio di circa 500 metri quadrati, oltre a 183 metri quadrati di parking. Quindi non ci sarà una notevole congestione né sottrazione di posto auto della zona,
anche in funzione delle varianti che questa amministrazione intenderà poi porre. Dal punto di vista economico, BK verserà al Comune 120.000 euro per oneri di urbanizzazione. E molto importante è che tra le parti esiste un gentleman agreement scritto dove la società si impegna a dare la massima priorità nella selezione del personale per il ristorante alle persone residenti nel nostro comune. A testimonianza di ciò è già stato assunto il responsabile del ristorante, nominativo residente a Sesto, e poiché la gestione necessita di un minimo di 20 persone, ci sarà un incremento occupazionale sul territorio. È facilmente riscontrabile da tutti che la tipologia di questa ristorazione si presta molto a introdurre i giovani nel mondo del lavoro, categoria sociale che incontra particolari difficoltà a trovare la prima occupazione, i quali potranno così anche contribuire economicamente al sostegno delle proprie famiglie. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ramelli. Si è prenotato il consigliere Vino, prego. Presidente, buonasera a tutti. Solo per rafforzare un po' quello che ha anche detto il consigliere Leo in riferimento alle richieste in sede di commissione. Il fatto che ci siano persone alla guida della città che non sono cittadini, questo rappresenta a volte anche, come posso dire, non dico un problema perché è loro, però sicuramente ha una minore conoscenza di quello che poi è il territorio. In sede di commissione chiesi personalmente all'assessore Romano in riferimento alla viabilità, se subiva delle variazioni, visto che in quel punto, io ad esempio che sono uno di quelli che lo frequenta tantissimo, si congestiona parecchio. La risposta dell'assessore era che i tecnici avevano fatto tutte le valutazioni e che la viabilità veniva modificata solo all'interno dell'area del parcheggio, piuttosto che della zona, chiamiamola, di dove poi sorgerà il Burger King. Per cui il suggerimento è quello di sollecitare magari i tecnici affinché possano prendere in considerazione realmente la modifica di quella zona e della viabilità, perché è molto concentrato il traffico in quel punto, per chi arriva dal Restellone, per chi arriva dal Cadiraghi, perché poi si deve immettere nell'arteria della statale per andare poi a Cinisello, Lecco e prendere le tangenziali e così via. Per cui un suggerimento a rafforzare quelle che poi sono tecnicamente le valutazioni sulla viabilità di quella zona. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vino. Consigliere Attanasio. Voglio ringraziare l'assessore che come sempre è stato molto chiaro nell'illustrare i progetti in questione e anche il rendering che ci ha mostrato sia stasera che in commissione è stato molto chiaro e convincente. Benvengono queste importanti realtà sul nostro territorio perché contribuiscono a renderlo sempre più vivo. Dobbiamo infatti ricordarci che Sesto per troppi anni è stata una città dormitorio e i progetti di riqualificazione che man mano stiamo approvando contribuiranno a renderla sempre più attrattiva in tutta l'area metropolitana e non solo. Grazie al nuovo Burger King verranno creati, come ci ha detto l'assessore e ripetuto anche adesso, verranno creati nuovi posti di lavoro, circa 20-25 unità, per cui verrà data anche la priorità ai se stessi. E questo io lo ritengo molto importante. Anche questo, stavo dicendo, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, nuovi posti di lavoro, nuovi clienti, un impatto territoriale
che andrà ben oltre i confini di Sesto San Giovanni. In questo modo riqualificheremo una delle porte principali della città. Il Burger King seguirà il McDonald's che presto inaugureremo a Cascina Gatti, un'altra zona periferica che stiamo riqualificando con impegno e responsabilità. E anche qui nuovi posti di lavoro, nuovi clienti e un giardinetto inclusivo per i bambini con disabilità. Parliamo di quella zona. Effettivamente c'è una rotonda che insomma, sai, c'è sempre un pochino di traffico, però l'assessore ci ha spiegato e ha ricordato a tutti che c'è stato uno studio dell'ente preposto con parere favorevole. Abbiamo fiducia. Grazie. Grazie consigliere Attanasio. Non ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Alla delibera è stato presentato un ordine del giorno, do la parola al presentatore. Consigliere Cottà, prego. Grazie Presidente. L'ordine del giorno è già stato introdotto dal mio collega Bartolò. È già la parte più di sostanza che è stata anche sollecitata nella commissione dall'assessore e anche qui nella discussione in aula. Quindi, considerato che i nuovi insediamenti di struttura di vendita consentono nuove opportunità di occupazione nel territorio, tenuto presente le agevolazioni relative alla fiscalità locale di cui possono beneficiare le suddette imprese con l'adesione al progetto Vado a Sesto, ritenuto opportuno riservare una parte dei nuovi posti di lavoro a cittadini residenti con particolare attenzione alle categorie più fragili che sono alla ricerca di un'occupazione, noi consiglieri del Partito Democratico impegniamo il sindaco e la giunta a prevedere nei successivi atti amministrativi impegno ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato una quota di almeno il 50% dell'organico previsto sul sito, riservare almeno il 50% delle assunzioni residenti nel comune di Sesto San Giovanni con priorità a giovani, donne e soggetti diversamente abili, promuovere l'applicazione della contrattazione collettiva stipulata dall'associazione dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per tutti i lavoratori dipendenti operanti nel sito. Questo rafforzerà quanto è la volontà politica dell'amministrazione, perché permettetemi una battuta, il gentleman agreement è una gran bella cosa ma è un patto assolutamente informale, invece un ordine del giorno che passa in consiglio auspicabilmente con l'appoggio di tutti è un sostegno politico molto più forte che diamo ovviamente all'amministrazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Chittola, grazie per aver mantenuto i tempi prescritti, quindi do la parola a un consigliere per gruppo, passo io direttamente la parola per gruppo così regoliamo meglio la situazione visto che non funziona bene. Lista civica giovani si è stesa, consigliere Vino Paolo, prego. Sta chiedendo in merito all'ordine del giorno cosa vorremmo votare, giusto? In merito all'ordine del giorno che ha presentato la consigliera Chittà. In merito all'ordine del giorno, Lista civica dei giovani stesi farà un voto favorevole. Sesto al primo posto, consigliera Florence, tutti e due è assente, Movimento 5 Stelle è assente, lista di Stefano Sindaco, consigliera Canasio. La lista civica di Stefano Sindaco è contraria. Identità civica, consigliere Ghezzi. Buonasera a tutti, buonasera ai cittadini. Allora, è già stato detto, volevo anche agganciare un commento rispetto a quello che è stato spiegato. Direi che la preoccupazione è comune, sicuramente. Questa amministrazione ha presente benissimo, tant'è che si è mossa in anticipo rispetto a questo ordine del giorno, parlando appunto, interloquendo con il privato. Però ancora qua io sento, quindi da questo punto di vista sono contento che anche in questa sede, così come nella commissione che presiedo,
vedo che c'è un punto, ci sono diversi punti di incontro. Tuttavia, però, bisogna distinguere bene le cose, nel senso che un conto è il pubblico e un conto è il privato. La proposta che questa sera il PD ci sta proponendo è un qualcosa che mi sa molto di Amarcord, perché se riuscissimo a trovare, a sistemare tanti problemi attraverso degli ordini del giorno, penso che forse l'Italia non si troverebbe in certi ambiti nelle difficoltà in cui oggi si trova. Detto questo, è chiaro che il nostro voto non può essere favorevole, ma non perché non ci sia sicuramente questa attenzione, che ripeto è stata presa da questa amministrazione anticipatamente rispetto alla proposta del Partito Democratico. Tuttavia, dovrebbe lo stesso Partito Democratico sapere bene che un conto è la faccenda pubblica e un conto è la faccenda privata. Quando un privato entra in un territorio e paga, mette soldi, investe in una zona altamente frequentata, perché Viale Fulvio Testi è uno dei viali più frequentati, a più alto traffico a livello europeo, è chiaro che i contratti privati sono un'altra cosa rispetto alla questione pubblica, quindi non si può entrare se non chiedendo di privilegiare quello che può essere una selezione, ed è quello che verrà fatto. Quindi il nostro voto sarà contrario. Grazie. Consigliere Bonari. Grazie. Dopo aver letto l'ordine del giorno sul Burger King, sono rimasto basito. In quale legge, norma, articolo del codice civile, del diritto del lavoro, del diritto sindacale, si può estrapolare il potere di un terzo di imporre a una società privata differenti politiche aziendali e imporre una propria gestione del personale? Ma non ho trovato nulla. Nell'ordine del giorno i proponenti chiedono un impegno del sindaco e della giunta a far sì che la società Burger King provveda ad effettuare perentoriamente quanto da loro elencato nell'ordine del giorno, che lo ripeto, ma non hanno previsto alcuna conseguenza in caso di rifiuto da parte della società. Ogni azione, ricordatelo, è composta da causa ed effetto. Quest'ultimo è stato tralasciato e dimenticato, volutamente o no. È evidente che questo ordine del giorno è puramente un documento demagogico e strumentale. Neanche le organizzazioni sindacali nel loro periodo di fulgore avrebbero ardito a tanto. Pertanto il nostro parere è contrario, il nostro voto è contrario. Grazie. Grazie, Forza Italia. Consigliere Rosa. Grazie Presidente, contraria. Partito Democratico, consigliera Chittò, prego. Grazie Presidente, il nostro voto ovviamente sarà favorevole, però non possiamo che registrare con estrema amarezza che con la maggioranza si accontentano di patti informali rispetto a dichiarazioni che vengono fatte dagli assessori in commissione consigliare. Ecco, questo documento è un documento politico, non è un documento tecnico, è un documento che ha lo scopo di dare una maggiore forza nella trattativa da parte del sindaco e degli assessori. Evidentemente questa forza non gliela si vuol dare, si vuole leggere in modo strumentale ciò che strumentale non è, ma voi vi state contraddicendo, cioè state dicendo contemporaneamente alla città sarete favoriti, cari cittadini, se stesi, però quando vi si presenta un documento dove c'è una responsabilità politica, non una responsabilità tecnica, rispetto alla proposta informale che viene fatta, voi vi sottraete, avete paura, ma non è che avete paura voi, questo a me sembra chiaro. Arriva l'ordine di scuderia che dice a prescindere votate contro. Bene, la città saprà che di fronte a delle dichiarazioni informali vi viene presentato un atto formale da votare e voi in non autonomia decidete di votare contro. Partito Democratico a favore. Allora, sesto consigliere Mattano. Grazie Presidente. Io dovrei ripetere parte di quello che ha detto il consigliere Ghezzi, per cui sarebbe inutile. Mi dispiace le affermazioni, però va bene, ognuno è libero di affermare quello che vuole su ordini di scuderia, su ordini. Consigliere Roma, per favore,
Comunque, scusa Presidente, scusami, però sempre, quando ci sono io c'è sempre la voce di contrasto. Ma comunque, di conseguenza, per quanto detto finora, non riteniamo che questo ordine del giorno possa essere da me approvato. La ringrazio. Grazie a lei, consigliere Mattoni. Metto in votazione l'ordine del giorno. Favorevole. Sei favorevoli. Contrari? 15 contrari, con 15 voti contrari la mozione è respinta. Con 15 voti contrari, 6 a favore, la mozione è respinta. Procediamo alla votazione del voto della delibera presentata dall'assessore, lista civica Giovanni Sestesi, consigliere 1. Grazie Presidente, è chiaro che nel mio intervento di prima non sono entrato nel merito dell'insediamento della nuova attività nel nostro territorio. L'amministrazione dovrebbe andare a mettere il tappeto rosso quando qualcuno vuole investire nella nostra città, quindi da quel punto di vista nessuno, o meno, la nostra lista civica è assolutamente favorevole ai nuovi insediamenti. Detto questo, ci interessano tantissimo gli insediamenti, ma rinnovo nuovamente comunque l'invito allo studio della zona per quanto riguarda la viabilità. Il voto della lista civica dei Giovani Sestesi è favorevole. Sesto primo posto assente, Movimento 5 Stelle assente, lista di Stefano Cing, consigliere Attanasio. Sì, grazie Presidente, questa è una delibera, cioè uno spostamento originario dell'ambito dei servizi ad ambito commerciale con prevalente funzione di somministrazione. Siamo pienamente d'accordo all'accoglimento di questa nuova realtà, una variante PCT che comporta di approvare le modifiche che vengono introdotte nella strumentazione urbanistica vigente. Il nostro voto è favorevole. Identità civica, consigliere Ghezzi. Grazie Presidente, come detto il contratto privatistico non è ambito di politica, se no signori gli investitori scappano, come insegna l'esperienza di tante aziende dove la politica è voluta entrare portandole alla rovina. Per cui mi dispiace, il nostro voto comunque è assolutamente favorevole rispetto alla delibera, non in ultimo anche rispetto alle modalità con cui si sta portando avanti tutta questa impresa. Grazie. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Favorevole Presidente. Forza Italia, consigliera Rosa. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente. Allora, la nostra posizione è una posizione favorevole nonostante il rammarico e la strumentalizzazione che sia stata fatta di questo ordine del giorno, perché le motivazioni sono già state fatte, nulla vietava di chiedere un impegno politico. Detto questo, quello di cui prendiamo atto, pur votando a favore, perché francamente l'onestà intellettuale del Partito Democratico si vede anche da queste cose, quello di cui prendiamo atto questa sera è che a voi, forse di alcuni temi, interessa esclusivamente a parole, perché poi se le parole devono diventare impegni assunti negli atti politici, a questo punto non vi interessa più. Grazie consigliere Perego, andiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà chiaramente favorevole, grazie. Apro la votazione alla delibera, favorevole, 21 voti favorevoli, unanimità, grazie. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevole, unanimità, la delibera resa immediatamente eseguibile. Grazie. Passiamo alla delibera, all'ordine del giorno, la delibera al punto 2, approvazione della seconda variazione al programma biennale degli acquisti, forniture e servizi annuali 2020-2021. Scusate, do la parola all'assessore La Miranda. Grazie Presidente, trattasi di una delibera prevalentemente con funzione tecnica di riorganizzazione in cancellazione di alcune voci del piano biennale ed inserimento di altre nuove. Tra le cancellazioni avevo evidenziato che andiamo a
depennare il servizio triennale di servizio per i centri diurni disabili e il servizio di comunità sociosanitaria, che sono state gare sostituite da un'unica gara di pari di maggiore importo e che infatti viene inserito poi nel capitolo delle aggiunte. Così come nel piano del biennale dei servizi introduciamo anche le tre scuole, la Galli, l'Oriani e la Breda, di cui abbiamo già ampiamente parlato in diverse sedute, che già fanno parte del piano triennale delle opere, che si finanziano con gli oneri che si generano dalla PI Falchi, in previsione, come più volte ricordato, dell'avvio dei cantieri intorno a luglio 2021, che automaticamente comporterà l'obbligo in capo al soggetto attuatore di monetizzare queste somme o, diversamente, in alternativa procedere con la riqualificazione degli istituti che abbiamo indicato. Così come abbiamo inserito il cosiddetto appaltone dell'igiene urbana, abbiamo anche inserito in fase di scadenza lo smaltimento rifiuti frazione indifferenziata residua. Non ultimo, ovviamente, un aggiornamento della rete LAN per quanto riguarda il palazzo comunale. Da questo punto di vista portiamo avanti anche la tecnologia, e da ultimo il famoso appalto per la concessione e gestione del servizio della sosta a pagamento e della bicistazione, che poi in commissione mi sono dilungato anche, ho colto l'occasione per illustrarlo, ma ovviamente non fa parte della proposta di delibera. Grazie. Grazie a lei, assessore. Apro la discussione. Deve aggiungere qualcosa? È arrivato quel parere di regolarità. Se lo vuole comunicare, prego, prego, prego. Il caso vi sia stato trasmesso, e nel frattempo è arrivato, quando eravamo in commissione, anche il parere di regolarità, ovviamente, dei revisori dei conti. Non ci sono Presidente. No, c'è Pagani. Consigliere Pagani, prego. Grazie signor Presidente, sono velocissimi anche i tempi di prenotazione oltre che quelli di discussione. Allora, io ho riascoltato la seconda commissione, la quale non ero presente perché non sono una consigliera della commissione. Ho visto che molto del dibattito in realtà si è poi concentrato sull'ultima parte, che era quella che diceva anche l'assessore sulla sosta rapida, che diceva l'assessore La Miranda. In realtà mi piacerebbe soffermarmi anche su alcuni punti, oltre a quelli che ha sottolineato l'assessore, che dice essere una delibera tecnica, però io francamente, al netto del fatto che è anche una delibera tecnica, credo sempre che dietro, come dire, azioni tecniche ci siano, dovrebbero starci scelte politiche. Allora, leggo all'articolo 2 che noi abbiamo ottenuto un finanziamento ministeriale per spazi e aule didattiche per l'emergenza Covid, e già questo fa dire che abbiamo utilizzato un finanziamento ministeriale. Giustamente l'abbiamo utilizzato questo finanziamento ministeriale, come giusto che ci sia, non è un regalo, non è una concessione, ma vista la situazione è sicuramente una scelta politica, e quindi registro però che quando utilizziamo i finanziamenti ministeriali, noi diciamo, quando parliamo di finanziamenti ministeriali, non parliamo soltanto a livello propagandistico, facciamo posta su banchi e rotelle. Questo lo prendo atto. Seconda questione che è mancata all'interno della libera, che è l'accorpamento di un bando. Allora, la nominazione di due gare, una sul CDD, centro diurno disabili, e l'altra sulla comunità alloggio Cascina Gatti. Questi due servizi sono in questo momento, fino al 31 dicembre, gestiti da due gestori differenti. Uno è la Coce e l'altro è IPIS, sono in scadenza naturalmente, come ho detto, al 31 dicembre. Al 28 ottobre del 2019 si è deciso di accorpare questi servizi per razionalizzare i costi con il gestore, una scelta assolutamente politica. È stata data un mandato agli uffici competenti di avviare con urgenza le procedure.
La settimana scorsa abbiamo presentato come Partito Democratico un'interrogazione per capire appunto se le funzioni erano state espletate, per chi era sulla continuità del servizio, ma se la situazione difficile in cui tutti siamo fragili, allora forse i fragili che già sono fragili diventano più fragili, hanno bisogno di una relazione con la continuità del servizio. Aspettativa sulla risposta dell'interrogazione, perché due settimane fa ho ricevuto quelle relative all'interrogazione di settembre-ottobre, quindi francamente non aspetto neanche, però spero che il percorso della relazione molto velocemente, che non si corra il rischio che la continuità del servizio non sia mai raccolta la politica che non sta dentro l'interrogazione. Che vorrei invece portare il dato nell'aula e vorremmo chiedere questa la situazione, perché non vorrei portare l'aula una risposta a che cosa sia la Fondazione Generale. Se vuole come emozione la funzione quella di gestire i servizi in un'ottica sola territoriale, deve conferire nei servizi tutto questo è avvenuto. E allora che cosa serve? Non ho ancora capito, se non riesco a rappresentare con qualità sostanzialmente un valore al di sotto di tutte le aspettative che erano state elencate nel momento della sua costituzione. Per quanto riguarda la questione della sosta rapida, allora io sinceramente faccio un po' fatica a collegare la questione della sosta rapida ad un ampliamento dell'acquisto. Sì, più che altro faccio anche un po' fatica a collegare la questione di 15 minuti con il negozio al dettaglio, perché a me sembra che il negozio al dettaglio sia esattamente per come dire, conformazione il contrario della rapidità. Cioè, io vado dal mio negoziante sotto casa, mi coccola, io voglio essere coccolato e 15 minuti mi paiono pure molto pochi, ma in realtà la cosa su cui abbiamo riflettuto come Partito Democratico è forse se vale la possibilità, la pena oggi di chiamarsi come intervenire su tutta la città per quanto riguarda la grazia al dettaglio, perché non è che ho bisogno del centro sono rappresentativi di tutta la città o viceversa, non è una questione di centro o di periferia. E forse sarebbe necessario ragionare anche su un'azione congiunta che riguardi tutti i negozi di vicinato, e anche pensare, vado a chiudere velocemente, grazie signor Presidente, incominciare a pensare che quello che sta succedendo oggi, non a Sesto San Giovanni, non in Italia, non in Europa, nel mondo, dovrebbe poterci permettere di riorganizzare un relancio del tessuto economico anche in una maniera differente. Quindi forse la vendita va ragionata, va pensata dentro anche un rilancio digitale. Ci sono esperienze molto interessanti anche nei comuni limitrofi, e vi cito come suggerimento assolutamente il comune di Cormano, che ha costruito una piattaforma digitale dove non c'è più differenza se come esercente è in centro o in periferia, e soprattutto tutti hanno le stesse occasioni di vendita in un momento di grande difficoltà oggi. Grazie consigliere Pagani. Consigliere Vino, prego. Grazie Presidente, solo una precisazione in merito poi a quello che è stato detto anche in sede di commissione, nel senso che questa domanda è abbastanza corposa, quindi ha più argomenti, ma proprio per tornare a quello che ha appena citato la consigliera Pagani, la cosa che mi lascia un pochino di stupore è il fatto che si voglia far passare questa scelta di fare diventare via Cesare da Sesto, via Dante, piazza Maria di Terra sosta a pagamento totalmente, e facendola passare come agevolazione nei confronti di quelli che sono le attività commerciali nella zona del centro di Sesto San Giovanni. Intanto l'impoverimento delle tipologie di attività nel centro è sotto gli occhi di tutti. Seconda cosa, non credo sia quello il sistema perché si possa consentire a chi vuole venire ad acquistare nei negozi mettendogli la sosta a pagamento, come non credo la soluzione sia quella che ho sentito, i negozianti rimborseranno il pagamento della sosta. Il commerciante in questo momento è molto in sofferenza,
dovremmo andare incontro con forse delle scelte un pochino più forti, un po' più mirate. Questo secondo me non è assolutamente una generazione del commercio di vicinato, anzi probabilmente dalla nostra angolazione, dalla nostra visione, questo in qualche modo danneggia le attività commerciali. Quindi non è possibile pensare di mettere sosta a pagamento in tutta la via Cesare da Sesto, via Dante e Piazza Maria Italia, anche perché, visto che scarseggiano le attività, perché prevalgono quelle di servizi, se io sono una persona che vuole venire ad acquistare in centro e devo andare a prendere la carne piuttosto che comprare un abito, piuttosto che andare a comprare una bottiglia di vino, comunque la sosta diventa poi importante dal punto di vista dell'attesa, perché i negozi già sono molto sparpagliati e il costo non è proprio bassissimo. Bisogna andare diversamente, incentivare la zona pascolare e magari a questo punto, visto che il problema della stazione è che non riesce a fare il controllo, perché questo è stato anche detto in sede di commissione, potenziare il controllo per chi nella sosta a disco orario magari fa sposta il disco orario piuttosto che moltiplica, non so. Comunque bisognerebbe ritornare al disco orario e incentivare il controllo da parte della polizia locale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lina. Ci sono altri interventi, consigliere Rosa, prego. Grazie Presidente. Allora, sarà delibera sul punto come dei soldi arrivati dal governo per le scuole. Il 4 di luglio sono stati ordinati i banchi, puntualmente è arrivato tutto per tempo, siamo stati fra i primi comuni che hanno reso le scuole agibili per la fruizione da parte dei nostri studenti. Quindi credo che i soldi siano stati usati nella maniera corretta per dare la possibilità a settembre a tutti i bambini di poter rientrare. Sono molto contenta di avere un assessore che dorme all'ENFA, ma che conosce il territorio sestese molto meglio di tanti sestesi, a tal punto da rendersi conto che comunque, siccome per parlare in quest'area ci siamo detti che la politica non può prendere decisioni a prescindere dai soggetti che vivono, lavorano e interagiscono con la nostra città, ha potuto rendersi conto che una delle esigenze che c'era nella zona centrale di Sesto era quella di far ruotare questi benedettissimi parcheggi che non ruotano mai. Il fatto poi che i commercianti hanno deciso che in questa condizione sono disposti a ridare un euro ai loro acquirenti in modo tale da poterli agevolare nella fruizione dei negozi del centro, credo che grazie a Dio resti ancora una scelta in capo ad ogni negoziante, se vuole farlo o non vuole farlo. Stiamo parlando di un euro, stiamo parlando di 10 euro, siccome i negozi che ci sono in centro, non ho bisogno di raccontarveli io, sono negozi anche di una certa importanza, credo che questo problema non ci sia, è una cosa che è stata condivisa, è una cosa che, di cui abbiamo parlato e il problema onestamente non lo vedo. Mi fa specie tra l'altro che quest'anno abbiamo votato contro i 100.000 euro che arrivavano dalla regione Lombardia. Credo che se poi andrete a vedere le risposte che ci sono state al bando della regione Lombardia, sono state veramente tante. È stato fatto un lavoro molto prezioso, come diceva la consigliera Pagani, sul fatto di andare verso la digitalizzazione. Abbiamo tantissime attività che hanno partecipato a questo progetto, che sarà un progetto comune, è uno dei pochi comuni, non mi permetto di dire l'unico, perché non a oggi bisognerà vedere poi alla fine quali sono i dati, ma è sicuramente uno dei pochissimi comuni che ha avuto la forza di fare un progetto condiviso sul bando di regione Lombardia. È stato fatto un lavoro molto molto capillare, andando dalla periferia al centro ad intercettare le attività commerciali, e 100.000 euro che la regione Lombardia ha messo sul tavolo per il post emergenza
che sicuramente non sono tantissimi soldi, ma prevedono un impegno di spesa di 200.000 euro, con molta soddisfazione possiamo dire che hanno dato un ottimo frutto, e quando poi verranno censite tutte, censite non è il termine giusto, perdonatemi, in questo momento non mi viene, potremo comunque dare risposta a tutto il lavoro che è stato fatto. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Chiudo la discussione. Procediamo alla fatturazione di voto. Ricordo che abbiamo un minuto di tempo. Resta civica Giovanni Sestrella, consigliere Martino. Grazie, grazie Presidente. Non dico niente perché sennò mi sembra una botta risposta. Il voto in merito a questa delibera della lista civica dei giovani sesteri sarà un voto di astensione. Detto questo, sarà poi la città, saranno poi i commercianti a valutare l'operato di questa amministrazione, visto che sento parlare spesso di abbiamo fatto, abbiamo visto, siamo riusciti, finalmente questo è avvenuto, ma ad oggi lo scenario della città di Sesto San Giovanni, che va da Cascina Gatti al Restellone fino ad arrivare in centro alla Marella e così via, non è che sia tanto cambiato, per cui mi fa piacere che continuate a dire che state lavorando, state facendo, non so come, non so in quale sede, visto che il tavolo del commercio non si riunisce da un po'. Detto questo, saranno poi i cittadini a giudicare l'operato di questa amministrazione. Grazie. Sesto, primo posto assente, Movimento 5 Stelle assente, lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio, prego. Sì, il nostro voto è favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole e tutti i consigli di quell'istituzione di Zaccolo, che non sono nemmeno in sede istituzionale, hanno fatto votare tutto il coronavirus, su questo è il problema si può lavorare. Vedo il consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. Forza Italia, consigliera Rosa. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego, prego. Grazie Presidente, la posizione del Partito Democratico è di astensione. Andiamo sesto, consigliere Martini. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Passiamo alla votazione della delibera, apro la votazione, favorevole. 15 consiglieri favorevoli, contrari, 0 contrari, astenuti, 5 astenuti, si è allontanato Leo, con 15 voti favorevoli e 5 astenuti la delibera è approvata. Votiamo per la immediata eseguibilità, favorevole, 15 favorevoli, contrari, 0 contrari, astenuti, 5 astenuti, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Passiamo alla delibera numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione della convenzione relativa alla concessione d'uso di locale siti presso l'immobile di Viale Matteotti numero 79 in Sesto San Giovanni, di proprietà dell'Ast Nord Milano in area per servizi a supporto di attività ospedaliera. Do la parola all'assessore La Miranda, prego assessore. Grazie Presidente, la proposta che vi viene sottoposta dalla Giunta in votazione è quella di dichiarare l'interesse pubblico per una parte perimetrale dell'ospedale di Sesto San Giovanni, che per sua funzione e destinazione ha anche una valenza commerciale. Le regole del piano dei servizi, dell'attuale piano di governo del territorio vigente, prescrivono e impongono che nell'ambito di una struttura ospedaliera l'individuazione di una funzione commerciale è ammessa a condizione che permanga o che sussista l'interesse pubblico, che non coincide in questo caso con l'attività in quanto tale proposta, cioè l'attività bar, ma soprattutto, e questa è la condizione che chiediamo di confermare all'Aula, è quella di pertinenzialità con la funzione pubblica dell'ospedale. In tale senso, quindi, allegata la proposta di delibera
vi è stato allegato la convenzione d'uso stipulata tra il soggetto che si è aggiudicato la gara per la concessione di questi locali e lo stesso ente ospedaliero, ovviamente rappresentato dall'azienda sociosanitaria territoriale. In particolar modo, nelle condizioni che sono state previste per il mantenimento, o meglio per la possibilità di dichiarazione di interesse pubblico, vi è l'accesso diretto dal locale commerciale alla struttura ospedaliera, con prevalenza soprattutto per il personale dell'ospedale, ma anche gli utenti. Un'area riservata esclusivamente al personale dell'ospedale, l'introduzione anche di un servizio in un angolo nursery in funzione delle mamme che dovessero appunto arrivare e avere bisogno nell'ambito ospedaliero, la somministrazione e la rivendita di prodotti dedicati in ambito ospedaliero, quali la celiachia e tutti i coronari. Abbiamo dato un'indicazione generica, prodotti senza glutine, nonché prodotti igienico-sanitari, mascherine chirurgiche, gel disinfettanti, fazzoletti monouso, salviettine e ovviamente poi ci sono anche la parte dei prodotti alimentari di genere comune, ovviamente da dare l'idea di prestare quel minimo di funzione di servizio che può esserci per qualche utente dell'ospedale per qualche temporanea mancanza. In più abbiamo previsto l'installazione di un punto informativo display dove da questo punto di vista si forniscono informazioni relative alla struttura ospedaliera e ai servizi dalla stessa erogati e dove sono allocati all'interno della struttura ospedaliera. Quindi questa è in sintesi la proposta, dovrebbe esservi pervenuta anche la deliberazione dell'azienda socio-sanitaria che ha approvato il testo della convenzione autorizzandone la sottoscrizione. Quindi oggi voi esprimete un voto su una convenzione che è stata sottoscritta già dalle parti, che ovviamente è, come da condizione negoziale, sospesa in attesa della delibera del Consiglio Comunale di dichiarazione di permanenza dell'interesse pubblico. Le conseguenze sono che poi, sempre il SUAP, poi sempre con quel meccanismo strano che essendo convenzione, cioè natura commerciale dell'attività, ma l'impianto, diciamo, regolato dalle regole, gioco di parole, del piano di governo del territorio, in particolar modo del piano dei servizi, è sempre stata gestita, e la responsabilità è sotto il suo, poi viene gestita sempre dall'area tecnica. Questa è la proposta di delibera su cui vi chiediamo il voto favorevole. Grazie. Grazie a lei, assessore, per la discussione. Signora Pastorino, prego. Grazie Presidente, qui sarà un problema perché o si appannano gli occhiali o abbasso un attimino e faccio uscire un attimo un pezzo di naso, ci siamo. Allora, intanto faccio mio l'intervento dell'assessore La Miranda, nel senso che comunque diciamo che quello spazio è naturalmente organizzato in un altro modo, nel modo in cui ha spiegato, è sicuramente un'azione migliorativa. Attualmente lo spazio che viene gestito magari da un'associazione per degli eventi straordinari, ma invece questo modo viene naturalmente strutturato in modo più completo. Punti di forza li accennati prima, vabbè, intanto non c'è un impegno di spesa a carico del bilancio comunale. E diciamo una cosa relativa per quanto riguarda il servizio, naturalmente per tutti quanti, per il pubblico ma anche per il personale ospedaliero, riferito poi anche a questo momento particolarmente importante che stiamo vivendo dal punto di vista dell'emergenza sanitaria. È strutturato in modo naturalmente da rispettare tutto quello che è la sicurezza delle persone che naturalmente usufruiscono della struttura, e stesso momento ha potuto prendere un punto osservativo dove naturalmente poter avere accesso per il personale di terapia e informazione riguardo anche la struttura ospedaliera. Quindi si è fatto un po' proprio l'occasione con attenzione anche, voglio dire,
Mi scusi se la interrompo, però mi corre l'obbligo far presente che il sindaco, che è responsabile della salute pubblica in un ambiente chiuso, parlando con i suoi assessori, non sta indossando la mascherina. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Martino? Grazie Presidente, io anch'io ho qualche problema di appannamento, dai, concedetemelo un attimo perché. Allora, accidenti, devo dire una cosa che ha già detto la consigliera Pastoreno, di solito mi succede con la consigliera Iosa, stasera invece è così. Mi ha segnato alcune cose e la prima che mi ero segnato è quella che ha appena detto la consigliera Pastorino. Beh, al di là del ringraziamento all'assessore e a tutto il suo staff che hanno lavorato in maniera veramente indefessa per portare avanti questo tipo di discorso, questa delibera, eccetera. Ringrazio anche per la in commissione come è stata presentata, è stata in maniera ancora più dettagliata. Ecco, mi piace condividere con tutti delle meditazioni che abbiamo avuto al nostro interno. La prima meditazione è quella appunto che questo passaggio porta a un servizio per l'ospedale di Sesto, dove l'ospedale di Sesto io intendo sia i dipendenti che gli utenti, i dipendenti che hanno finalmente un posto dove possono accedere, adesso mi sembra che non ci sia più neanche, mi risulta, non ci sia più neanche quel piccolo pseudo bar che c'era una volta, tipo spazio che c'era dentro. E in questo momento parlare di ristoro eccetera è falso ridere, ma speriamo a tempi normali e so quanto, per esperienza diretta, so quanto sia importante avere un punto di questo genere per i dipendenti. Poi gli utenti, perché per utenti tutti quelli che accedono all'ospedale per visite, per prelievi, per esami, eccetera, il fatto di poter avere nelle immediate vicinanze un servizio oltretutto che, come detto, come specificato nella convenzione, ha una varietà, chiamiamola così, di offerta notevole, penso sia un aiuto, ecco. Mi piace anche sottolineare quello, visto che questo progetto prevede anche le vetrine, sono anche sull'esterno, non solo sono all'interno dell'ospedale dove non ci sono vetrine, c'è tutto il passaggio, è stato descritto tutto dall'assessore Molanda. Mi piace sottolineare anche il significato di una banalità, di una pianificazione, anche il quartiere è abbastanza in buone condizioni per cui ho già fatto il tempo di aver raggiunto, ma è una cosa più bella, che rende ancora più, come posso dire, piacevole, se ce ne fosse bisogno, quella realtà del quartiere e di tutte le realtà circostanti. E in questo senso anche qui faccio mio tutto quel telefono che tutti noi abbiamo avuto, non è solo
un appoggio della maggioranza, ma noi l'abbiamo promosso in maniera particolare, che è quello di promuovere quello che abbiamo definito commercio di vicinato, no? Il fatto di dare la possibilità a degli imprenditori, perché imprenditori sono, anche se anche quello che apre che fa il carretto di limone è un imprenditore, di realizzare un progetto di questo genere, va in perfetta sintonia con quello che noi andiamo a promuovere, andiamo dicendo di fare. È un ulteriore tassello, certo, non è che stiamo parlando della città della salute, che va benissimo, ci mancherebbe, però è un altro piccolo tassello in tal senso. Ultimo, ma non ultimo, è il discorso dei posti di lavoro. Questa realtà qualche posto di lavoro crea, per forza di cose. In momenti in cui generalmente ci sono difficoltà nel trovare l'occupazione, parlo della fascia giovanile, si arriva anche al punto, adesso io non ho la statistica a livello di giovani, ci tengo di più, il fatto di avere questa possibilità secondo me fa ben sperare. Io spero che questo sia, in questi tempi lo so che fa quasi sorridere, sembra retorico, magari facesse sorridere, penso che sia sorridere, che sia un'indicazione di una ripresa di tutto, non solo dal discorso del Covid che stiamo vivendo in maniera per tutti, ma anche proprio di rinforzata di sesto, di una connotazione, ecco, di tutto quello che di positivo c'è. Io sono convinto che non ci sia nulla di negativo in questa, se poi si può trovare, anche se sia una cosa che alla quale si può esprimere solo positivamente. Ragazzi, scusate, io parlo, mi prendo il primo, poi parlo come mi viene. Grazie. Grazie a te, signor Montoni. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civico Giovani Sestese, consigliere Vino. Grazie Presidente. Premesso che non ci scandalizziamo quando ci sono del dialogo tra la parte pubblica e la parte privata. Quindi secondo me è un po' tirato l'interesse pubblico, ma ben venga che comunque riprenda forma e colore uno spazio all'interno della nostra città. Come ho detto prima, quando c'è qualcuno che investe nella nostra città, ben venga da questo punto di vista. Ci sono due cose che vorrei dire, approfitto, visto che mi riallaccio un po' a quello che ha detto la consigliera Pastorino. Sindaco, per quanto riguarda la situazione del coronavirus, io non siamo amici su Facebook, però mi piacerebbe conoscere un pochino la situazione coronavirus nella nostra città, se magari cortesemente ci convoca come forze politiche, come capigruppo, visto che ormai il suo leader di partito lo richiede al governo. Scusi, se vogliamo per fare una domanda al sindaco, vi do la parola dopo, diciamo in dichiarazione di voto. Cioè, che gentilmente si attiva la dichiarazione, la ringrazio. Certo, facevo riferimento anche al passato consiglio comunale, vabbè. Quando vuoi parlare il consigliere Vino viene stoppato, quando parlano tutti gli altri no. Ha fatto giustamente come gruppo che ci avete dato delle informazioni in merito a quello che stava avvenendo per quanto riguarda la situazione della pandemia, sollecitavo il sindaco, ripeto, non sono neanche sua su Facebook, quindi mi piacerebbe conoscerlo in via istituzionale. Detto questo, ho voto dalla lista civica dei giovani sestesi sarà favorevole. Consigliere Mateni, mi permette una battuta. Ho appena assunto una persona e alla fine dell'anno conto di assumerne due come imprenditore, ma non è che lei in qualche consigliere mi venga a dire quanto sei stato bravo. È una battuta, chiaramente. Scusi, per cortesia, spegna il telefono. Sono di sesto almeno. Prendiamo atto di questa situazione favorevole per qualche cittadino sestese, ma mi corre la dovuta andare avanti. Sesto primo posto è assente, Movimento 5 Stelle è assente, lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio, prego. Grazie Presidente, favorevole. Identità civica, consigliere Alesa. Grazie Presidente, favorevole.
Consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevole. Forza Italia, consigliere Rosa. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliere Perego. Grazie Presidente, favorevole. Andiamo sesto, consigliere Martini. Grazie, scusa, mi sono fatto prendere. Favorevole, grazie. Grazie a lei. Apriamo la votazione, mettiamo in votazione la delibera, favorevoli. 21 consiglieri presenti, 21 favorevoli, all'unanimità. Approvata. Votiamo per l'immediata eseguibilità, favorevoli. Unanimità, resa immediatamente eseguibile, grazie. Passiamo alla delibera dell'ordine del giorno, il punto 4. Regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza. Do la parola all'assessore Lanzoni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, abbiamo fatto un passaggio in commissione per presentare quello che è il regolamento che disciplina la videosorveglianza. È un regolamento nuovo, quindi, che va a sostituire il precedente. Ricordo a chi poi non era stato in commissione che noi in Consiglio Comunale in quest'anno eravamo già passati per fare un adeguamento prima dello scorso Natale per la possibilità di utilizzare le bodycam, e in quella sede, quindi quasi un anno fa, avevamo detto che ci saremmo rivisti per quello che era poi la presentazione a tutti gli effetti, anche da un punto di vista normativo, visto che comunque era un regolamento ormai datato e quindi aveva anche dei riferimenti non più adeguati, un passaggio necessario. E in questo caso il regolamento della videosorveglianza va sia da un punto di vista di regolamento, ma anche poi quelle che sono le attività che si stanno facendo, a circoscrivere bene l'utilizzo di questi strumenti, tant'è vero che nei vari passaggi anche di quella che è la centrale operativa, che è iniziato ad essere adeguata nel 2018-2019 con Città Sicura 2018, vede che ogni singolo tracciamento di attività e ogni singolo operatore viene comunque registrato nel file di log, che si possono mantenere anche per un anno, quindi anche la possibilità di andare a inibire determinate funzioni, sia nell'andare a vedere il registrato piuttosto che se vuol live, esportare, muovere le telecamere, quindi ogni operatore a seguito di come viene nominato avrà quindi delle credenziali tali per cui potrà fare o non fare determinate cose. Diciamo che al di là di quello che è legge e norma, un passaggio importante che è stato inserito nel regolamento e che diciamo vede una possibilità sicuramente interessante è quello che si è dibattuto poi più a lungo anche in commissione, nel senso che fa riferimento all'articolo 7, comma 8. Presidente. Assessore, grazie, scusi un attimo, mi devo sentare per pochi secondi, ho già parlato con il vice Pastorino che prenderà in mano la situazione dell'Aula, però rimanendo al suo posto proprio per garantire maggiore sicurezza, grazie, e grazie a lei, scusi per l'interruzione. Ma ci mancherebbe. Ah, perché è questo, vero? Vabbè, fa niente. Per parte, cambio. Ok, ci siamo? Ok. Niente, scusatemi, mi ho spostato di un gradino. Stavo dicendo che quindi nei passaggi del regolamento ci si è soffermati in realtà anche in commissione su quello che è un articolo che è stato poi introdotto come dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, una cosa estremamente positiva, che è legato all'articolo 7,8. Sostanzialmente in queste quattro righe che leggiamo velocemente vorrei quindi precisare due cose in modo tale che rimanga chiaro quello che è l'intendimento. Allora,
nell'articolo 7,8 il Comune può avvalersi della possibilità di coinvolgere i privati per la realizzazione dei singoli impianti di videosorveglianza orientati su aree o strade pubbliche o a uso pubblico previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi. Tali impianti, una volta realizzati, possono essere utilizzati e gestiti esclusivamente dal Comune. Per la disciplina e i termini della convenzione si rinvia ad apposito atto di giunta comunale. Allora, siccome questo aspetto ovviamente ci siamo soffermati, ho messo giù due righe giusto per chiarire un momento per tutte che non diventi strumentale, perché poi si fa in fretta a confondersi. I privati non sono autorizzati ad operare con sistemi di videosorveglianza su area pubblica. È un sistema di telecamera che controlla l'area pubblica al fine di salvaguardare gli interessi privati, che registra immagini di innumerevoli persone, viola i loro diritti alla privacy. Le persone che transitano su un luogo pubblico spesso non hanno un'altra scelta, entrando nelle zone videosorvegliate dal privato, e sono quindi costrette ad accettare questa violazione dei loro diritti alla privacy. Le telecamere private con sorveglianza su area pubblica sono normalmente considerate come una misura eccessiva, illegale e alla loro installazione vietata. La tutela della sicurezza e dell'ordine sulle aree pubbliche non è infatti di competenza dei privati, ma è un compito degli organi di polizia. Proteggere la propria sicurezza privata non è una ragione legittima che giustifica un privato nel montare o registrare una zona pubblica. Ad esempio, se il proprietario di un negozio o di una casa volesse installare le telecamere a circuito chiuso con lo scopo di monitorare la strada davanti alla sua proprietà, non gli è consentito, perché questa responsabilità è solo degli organi della polizia. Quando si svolge la videosorveglianza legittima di proprietà private, le immagini di aree pubbliche possono però anche essere registrate se la portata di tale intrusione sul suolo pubblico come campo visivo è del tutto trascurabile ed estremamente minimale, ma spesso, nella quasi totalità dei casi, tutto ciò non avviene perché ci si trova nell'impossibilità reale di attuare queste inquadrature e se fatte diversamente sarebbero ovviamente limitanti e poco efficaci nello scopo. Ad esempio basti pensare ai negozi dei negozi o alle facciate dei condomini che hanno limitazioni con le finestre che si affacciano sui marciapiedi. Questa è una possibilità di convenzione, è solo una possibilità di attuare una collaborazione a tutti gli effetti di tipo pubblico e privato, prima di accordo quindi formale tra il Comune di Sesto San Giovanni e solo dopo che il Comune ne ha verificato il posizionamento e classificato le relative inquadrature delle telecamere, allo scopo di raggiungere quindi due specifiche e ben precise finalità. Da un lato la convenzione consente ai privati, singoli o anche associati, di potersi avvalere della responsabilità di sollevare dalle responsabilità normative. Infatti, dopo l'accordo formale con il Comune di Sesto San Giovanni, i flussi video delle telecamere verranno gestiti e presi in carico solo ed esclusivamente dal Comune, dalla centrale operativa della Polizia Locale. Tramite la connessione internet del privato si potranno infatti poter far pervenire presso la centrale. Dall'altro lato, la convenzione consente al Comune di Sesto San Giovanni di poter espandere la propria rete di videosorveglianza su tutto il territorio, grazie a questa collaborazione avendo a disposizione nei vari punti remoti di interesse due elementi essenziali e fondamentali, l'alimentazione e la connettività. Quindi da questo punto di vista si è fatto cenno alle telecamere del privato, adesso cerchiamo di guardare con una logica futura. Siccome sono dispositivi IP, se ho una convenzione di questo genere e più convenzioni di questo genere in un prossimo futuro, non è una cosa immediata, nulla mi vieta di poter associare anche un bellissimo contatto di soccorso, di aereo, e poter in questo caso avere in città anche questo genere di visione, quindi per garantire una sicurezza a 360 gradi. Non sono cose facili che si realizzano da sera alla mattina, ma siccome guardiamo avanti, il primo passo è comunque predisporre in un regolamento, e questo è quello che si sta facendo, quindi è solo una possibilità. Dal punto di vista pratico, abbiamo effettuato in commissione già una cosa che sta avanti. McDonald's infatti ci dà la possibilità di installare quindi le sue telecamere con la nostra autorizzazione
solo quelli che guardano il suolo pubblico separati da tutto il resto, e quindi lui ci mette i soldi, ci mette le telecamere, ci mette l'impianto e gli fa un punto ulteriore in appoggio. Ma questo è anche per altre situazioni, perché dovrò prendere contatto anche con lo stadio del Prosesto, perché sull'esterno ci sono delle telecamere che a questo punto possono tornare utili. Quindi la collaborazione pubblico-privato, che va da queste situazioni a il negozio che vuole mettersi la telecamera, l'azienda o i cittadini associati e quant'altro. Quindi questo è un passo importante, quindi questo è. Grazie, buonasera. Grazie a lei, assessore. Apro la discussione. Grazie Presidente. Dunque, esprimerò in questi 5 minuti quali sono le perplessità del gruppo consigliare del Partito Democratico, che ci hanno tra l'altro portato a presentare un ordine del giorno che verrà appunto illustrato successivamente. Perplessità a fronte della modifica del regolamento. In realtà ce ne sono più di una, il tempo contingentato ci chiede di concentrarci, diciamo, forse sulla principale, anche perché fa conti in realtà con l'esperienza e con la storia di questa città. Nell'articolo 4, al comma 3, si affronta il tema sensibile e delicatissimo dei dati raccolti appunto attraverso la videosorveglianza, come insomma elementi che devono essere utilizzati esclusivamente da polizia locale, forze dell'ordine, ovviamente per individuare eventuali colpevoli, responsabili e intervenire e procedere con questo. E si dice anche nell'articolo 4 che la responsabilità della privacy è in capo a ciascuno dei soggetti per il trattamento dati. Allora io direi che un regolamento del genere, un articolo del genere in una qualsiasi città con una qualsiasi amministrazione diversa da questa dovrebbe restare come garanzia, dovrebbe assolutamente tranquillizzare chiunque. Bene, peccato che così non sia per la città di Sesto San Giovanni e così non sia per l'amministrazione di Stefano. Perché? Perché a Sesto San Giovanni abbiamo un precedente datato 28 febbraio 2019. Questo precedente in cosa è consistito? È consistito nel fatto che il sindaco ha preso le immagini di cittadini che si compivano qualcosa assolutamente divietato dalla legge. Ma cosa ha fatto? Ha preso le immagini di cittadini e li ha sbattuti in violazione di qualsiasi regolamento della privacy sulla propria pagina Facebook, dicendo tanti volti erano coperti, quando sappiamo benissimo che al di là dei volti appunto non identificabili, quei cittadini erano identificabili, sono stati tranquillamente identificati da tanti altri cittadini perché erano assolutamente riconoscibili. Allora, a fronte di un ordine del giorno di questo tipo, come Partito Democratico abbiamo bisogno non semplicemente di leggere questo articolo, perché ripeto, con un'altra amministrazione, in un'altra città, questo non ci creerebbe problemi, ma a fronte del precedente gravissimo che il sindaco ha commesso, noi abbiamo bisogno di garanzie e abbiamo bisogno di un impegno politico serio da parte di questa amministrazione comunale. Qualora non ci fosse, evidentemente dobbiamo forse presupporre che potrebbe capitare che quello che è avvenuto il 28 febbraio 2019 non sia stato un unicum, ma magari possa essere reiterato. Grazie consigliere Perego. Prego consigliere Vino. Grazie Presidente. Mi soffermerò su quello che poi è stato discusso in sede di commissione. Opportunità, ho sentito parlare per gli imprenditori, per i commercianti. No, questa è di fatto l'amministrazione utilizza
strutture private, visto che non ha i soldi, come ha detto l'assessore Manzoni, per rafforzare la videosorveglianza sul territorio e tutto il resto, che visto in questa ottica non avrebbe nessun problema. Ha fatto l'esempio di McDonald's, e io parto proprio da lui: McDonald's potrà fare un'impianto di sorveglianza, ce lo pagherà sostanzialmente e farà tutto quello che deve essere fatto, e questo impianto di fatto diventa parte quello che è il nostro, cioè l'amministrazione, sistema di sorveglianza. Quindi questo ne è un esempio. Tra l'altro è una collaborazione, non si capisce come, visto che paga solo McDonald's. Ovviamente la responsabilità dei dati, delle visioni, di tutta la procedura di visione di questo impianto sarà fatta al comune, e quindi questo è importante per il semplice fatto che la stessa cosa avrà un'intenzione, proprio perché la problematica è il cablaggio di questo, che potrebbe essere cablato quindi tutta la versione su fibra città metropolitana, ma stiamo cablando tramite open fiber. Abbiamo fatto 20 punti in città, la fibra ottica, considerate che prima di questa attività avevamo la fibra ottica che collegava il comune con la polizia locale sul territorio. Quindi non fanno fibra negli impianti, se la fai, piuttosto che in strada, piazza e quant'altro. L'appoggio di fibra ottica da oggi è formale, perché nata questa attività, che poi miracolo, può essere espansa anche da questi punti, essere estesa ulteriormente ogni punto di fibra ottica che c'è in città. Se volessimo metterne soltanto uno, pensate che costerebbe 15.000 euro per la sola fibra spenta, sto usando parole dell'assessore, eh? E che per noi veicolare non solo quelli che sono i flussi video, ma anche la parte degli IP vera e propria, e quindi dà la possibilità alle piazze di avere un faro nelle piazze, dà la possibilità di avere un'interazione audio locale. Spero quanto prima potrà avere una domanda, ad esempio, in piazza Aldani, che prima di far uscire la pattuola, se deve dire qualcosa, può dire direttamente dalla centrale operativa. Questa è un'azione che secondo me porta un sacco di vantaggi nella casa, diciamo, è fondamentale per avere quell'infrastruttura che, se vi ricordate a suo tempo, quando avevo detto quella è una cosa importante da fare, non aveva fatto il telecamera dell'infrastruttura. Tanto per dare una mano, siamo andati in consiglio per i 100.000 euro dedicati alla sorveglianza. In realtà, tanto per farvi capire, più del 50% è destinato solo per utilizzare le fibre ottiche, in buona parte legate a creare due postazioni legate a carabinieri e alla polizia giudiziaria. Non vado avanti perché sennò perderei ovviamente i 5 minuti, e a quel punto io faccio una domanda all'assessore, mi chiedo: scusi assessore, ma qual è l'interesse del privato in questo caso? Dal momento in cui il privato deve installare una telecamera che guarda verso la parte pubblica, cioè che sia un giardino, che sia una strada e tutto quanto, se la deve pagare, la deve alimentare sia come corrente sia come rete, e in più, chiaramente, perché la legge lo impedisce, prende la visione, e fin qua ci sta tutto. Allora non è una collaborazione, non è un'opportunità per il privato, e diciamo che è un fantastico. Allora a quel punto posso accettarlo, anche perché lui ha parlato di una scelta politica e l'ha sottolineato nel suo intervento in Consiglio di Commissione. Poi ho sentito un esempio che mi ha fatto un po' sorridere, perché se io da commerciante, qui sto facendo l'esempio, ho al mio interno le telecamere sia dentro che fuori, che protegge la mia attività, non mi spiego perché dovrei andare ad installare qualcosa che guarda verso l'esterno. Questo lo trovo, diciamo, fuori luogo, ma ripeto, ci può stare, non è una collaborazione. Se l'appello dell'amministrazione è quello di chiedere, dal punto di vista del senso civico, come dicevo prima, un contributo alle attività, alle aziende e ai privati cittadini, piuttosto che ai condomini, un contributo di collaborazione, allora da questo punto di vista ci può anche stare, ma non parlatemi di opportunità o comunque di qualcosa che possa in qualche modo essere importante per il commerciante. Grazie. Se ci sono ancora commenti,
Consigliere Recupero, no, si era presentato consigliere Pasquinelli, prego. Grazie Presidente. Una delle priorità della nostra amministrazione è la sicurezza. A tale proposito sono state investite risorse economiche per attrezzare i nostri agenti di polizia locale con body cam e strumentazione tecnologica di ultima generazione, in grado di rilevare tra l'altro le targhe dei mezzi in transito e accertare se il mezzo è assicurato o revisionato. Con il finanziamento messo a bilancio di 100.000 euro abbiamo iniziato ad ampliare la videosorveglianza sul nostro territorio, partendo con il progetto Scuole Sicure, per poi estendere il controllo ad altri punti strategici del territorio. La nuova stesura di un regolamento che tenesse conto e normasse l'utilizzo di queste nuove tecnologie si è reso pertanto necessario a garanzia della privacy dei cittadini e la gestione delle registrazioni raccolte. Tra i punti qualificanti ci sono i commi 8 e 9 dell'articolo 7. Questi due commi sono finalizzati a estendere il controllo di videosorveglianza sul nostro territorio, sotto il controllo esclusivo della polizia locale. È una scelta politica che la nostra amministrazione ha fatto, proponendo in questo modo di favorire l'interesse reciproco, pubblico-privato, in termini di sicurezza nell'interesse del privato e della città. Il comma 8, infatti, dà la possibilità ai privati, previa convenzione con il Comune, di estendere il raggio di azione con una telecamera anche su porzioni di suolo pubblico. In altre parole, migliorare su base volontaria la propria sicurezza e quella dei cittadini che dovessero subire reati di vario tipo. Il comma 9 richiede che per tutti gli ambiti di nuova urbanizzazione di carattere pubblico, l'obbligo per il soggetto attuatore di assumere le spese e gli oneri per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza compatibile con l'impianto comunale che ne diventa il gestore esclusivo. I costi di realizzazione sono a scomputo degli oneri di urbanizzazione derivanti dalla realizzazione delle opere stesse. Questi due commi sono stati oggetto di ampie discussioni e chiarimenti in prima commissione e la posizione del gruppo Lega Nord con questo intervento rimarca e sostiene la posizione politica emersa in commissione dai banchi della maggioranza. Il nostro voto sarà quindi convintamente favorevole. Grazie. Posso, riesco a parlare di qua pure? Grazie. Cerco di mantenere la mascherina, anche se cerco di appannarmi un po' gli occhiali. Allora. Grazie Presidente, buonasera a tutti e grazie all'Assessore Lanzoni per il lavoro svolto in capo all'approvazione di questo regolamento. Diamo un'ulteriore prova? Scusate? Okay. Va bene? Grazie. Non mi metto così, va bene. Mi sentite? Posso? Grazie. Consigliere, posso tirare giù? Grazie. Sto parlando, no? Grazie. Allora, scusate, ricomincio. Allora, con l'approvazione di questo regolamento diamo un'ulteriore prova del fatto che la sicurezza dei cittadini se stessi è per noi una priorità assoluta. La rete di videosorveglianza va proprio in questa direzione. Quando ci sono installati, non solo non ci sono le telecamere, ma anche un'infrastruttura necessaria. Ora la stiamo creando e abbiamo già installato alcune telecamere sfruttando la fibra ottica. In un contesto come quello dei giorni scorsi, dove la tecnologia e la connettività sono parte integrante della nostra vita, l'utilizzo della strumentazione adatta diventa fondamentale. È decisivo anche e soprattutto l'identificazione di chi commette i reati. Le telecamere svolgono anche un importante ruolo di prevenzione per quanto riguarda sia episodi di microcriminalità che attività illecite, come per esempio atti di vandalismo o azione lesiva del decoro urbano, e sul nostro territorio ce ne sono stati. Proprio in questa settimana abbiamo installato la telecamera del progetto Scuole Sicure in Viale Matteotti, in via Relax e in Viale Italia, per prevenire fenomeni di spaccio e altri comportamenti illegali. Riempire la città di telecamera non significa voler fare un grande fratello, come a suo tempo era stato detto, ma semplicemente avere a cuore la sicurezza della città, ovviamente rispetto pieno della parte di tutti.
Chi non è nascosto non può spaventarsi per le telecamere di videosorveglianza, che vuole ricordarlo, servono per identificare i delinquenti e non per farsi gli affari della gente. Mi consenta, Presidente, e a tutti i consiglieri, è un po' di tempo per fare questo piccolo intervento, fuori diciamo discussione dalla, diciamo, da questo delibera. Vorrei concludere con una citazione di Luciano da Crescenzo, anche per rispondere una volta per tutte alle continue, lasciatemi passare il termine, provocazioni che non portano nulla di buono. Tacere non significa che io non abbia niente da dire. A quello che vedo non sta bene. Il mio piacere vuol dire, ho capito chi sei e non vale la mia attenzione. Il silenzio è vuoto, ma è pieno di risposte. E solo quando riesco a tacere, evitando discussioni inutili, che mostro la tua intelligenza e saggezza. Questa è quel genio di filosofia che non è nata per essere insegnata, ma per essere praticata. Grazie, abbiamo tenuto le poche parole. Grazie Presidente, grazie a tutti. Dopo De Crescenzo, di Crescenzo che non ho capito bene chi fosse, mi scuso per l'ignoranza, se non ci sono altri interventi chiudo la discussione. È stato presentato un ordine del giorno, do la parola al primo firmatario, consigliere Chittò, prego. Grazie Presidente, l'ordine del giorno è stato già introdotto dal capogruppo Carlo. Premesso che il Comune di Sesto San Giovanni utilizza il sistema di videosorveglianza per garantire la sicurezza pubblica e la tutela del patrimonio comunale, considerato che in data odierna stiamo discutendo la proposta di deliberazione relativa al regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza, al fine anche di adeguare l'uso di strumenti tecnologici di controllo del territorio e la relativa sulla privacy, ricordato che lo scorso 28 febbraio 2019 il sindaco ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video estratto da riprese effettuate in più posti della città dalle telecamere di sicurezza del comune, dove si intravedevano persone che stavano affiggendo volantini e che, seppur la legge vieta di fatto la diffusione dei volti, le persone erano riconoscibili anche da molte altre caratteristiche fisiche. Visto l'articolo 4.3 del regolamento per la disciplina dell'attività di videosorveglianza, dove si prevede che i dati raccolti possono essere utilizzati esclusivamente dalle autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia e, se utilizzati dal Comune, comunque sempre previa intesa con gli stessi, vista la proposta di aggiungere un paragrafo al sopra citato punto 3 dell'articolo 4 del regolamento che prevede la responsabilità in merito all'osservanza della disciplina in materia di privacy in capo a ciascuno dei suddetti soggetti per la rispettiva attività di trattamento dei dati, impegniamo Sindaco e Giunta a impedire l'utilizzo da parte dei responsabili del trattamento dei dati, delle immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza presenti in città su pagine Facebook politiche o istituzionali o su altri canali di comunicazione, così come prevede la normativa, per garantire la protezione dei dati personali in ogni modo volto a tutelare la riconoscibilità delle persone oltre il volto, il corpo e tutte le altre caratteristiche fisiche. Grazie. Grazie a lei, consigliere Chittò. Apriamo la discussione per la delibera, utilizzando lo stesso procedimento per l'ordine del giorno, chiedo scusa, utilizzando lo stesso sistema di quello precedente, quindi leggerò la lista, se un consigliere ritiene di dover dire la propria opinione è libero di farlo, altrimenti no. Lista civica giovani sestesi, consigliere Vino, prego. Presidente, voto o soltanto l'intervento? Perfetto. Sesto primo posto assente, Movimento 5 Stelle assente, lista di Stefano Sindaco, non c'è niente da dire, Identità Civica, andiamo avanti, Lega Nord, Forza Italia, Partito Democratico, amiamo sesto, chiudiamo la discussione. Votazione, l'ordine del giorno, favorevole? Favorevoli? 6 voti favorevoli. Contrari? 15 voti contrari. Astenuti? 0 astenuti. L'ordine del giorno è respinto. Passiamo alla
Dichiarazione di voto della delibera al punto 4. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie Presidente. Mi riallaccio a quanto detto dal consigliere Pasquinelli e uso le parole sempre dell'assessore dette in sede di commissione, perché lui citava di tutto quello che stiamo facendo serve chiaramente per un discorso di sicurezza e robe del genere, mentre l'assessore dice invece è volontà della nostra amministrazione di cercare di implementare quello che è il discorso della sorveglianza in generale, ma qua che vorrei fare un inciso: non pensiamo che con le telecamere le cose non succedono, pensiamo solo che con le telecamere si può cercare di capire che cosa è successo. Non mi riferisco banalmente alle persone che capisco trova la macchina sotto casa spaccata o danneggiata. Chiudo questo pensiero dell'assessore. Consigliere Pasquinelli, le ricordo che lei nel precedente consiglio comunale ha sostanzialmente utilizzato il tempo per andare fuori tema e poi si è permesso di criticare il sottoscritto in sede di commissione senza sapere le motivazioni, perché sono andato via dalla commissione, quando invece, come lei avrà notato, ero poi online da remoto e continuavo a seguire la commissione. Quindi la sua offesa la rimando al mittente da questo punto di vista, visto che se c'è una persona che è presente, studia, è sempre sul pezzo, non è mai uscito da quello che sono gli ordini del giorno o comunque gli argomenti, è il sottoscritto. Quindi lei è l'ultimo che può parlare da questo punto di vista. Detto questo, il voto della lista civica dei Giovani Sestesi è favorevole. Grazie consigliere Dino, mi corre l'obbligo, poi non mi dica che io ce l'ho con lei, perché non è così. Quando fa l'intervento lei si deve rivolgere a me, anche se deve citare, ma si deve rivolgere a me, signor Presidente, faccio seguito a, perché il signor Pasquinelli, il consigliere Pasquinelli adesso in questo momento potrebbe chiedermi la parola per fatto personale come prescrive il regolamento, e a questo punto io dovrei darla. Quindi cerchiamo di, questo lo dico non perché ce l'ho con lei, perché sennò sembra quasi che sia un dibattito mio suo, assolutamente no, e sono semplicemente per puntualizzare. Eccolo lì, puntuale come voglio. Bravo consigliere. Consigliere Reno, io tengo a precisare una cosa, che lei è uscito senza dire i motivi per quale se n'è andato, per cui vabbè, io avrò sbagliato in quel senso, però di solito si dice il motivo quando uno si assenta, perché fare tutta la commissione e poi prendere e andarsene via così. Anche per fatto personale, non sono eletto, quindi consigliere, una dichiarazione di voto per ripetere cosa se favorevole o contrario. Ho risposto che il nostro voto è favorevole. Grazie. Sesto primo posto è assente. Movimento 5 Stelle assente. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, volevo aggiungere qualcosa che già ha detto il consigliere Recupero. Appena ci siamo insediati, 3 anni fa, abbiamo subito messo in chiaro che la sicurezza sarebbe stata tra le nostre priorità, ed è sotto gli occhi di tutti l'enorme lavoro che abbiamo fatto per il bene dei cittadini sestesi. L'approvazione del nuovo regolamento delle telecamere di videosorveglianza, per cui ringrazio l'assessore Lanzoni, va proprio in questa direzione: dare sempre più sicurezza ai nostri cittadini. Tutti infatti conosciamo l'importanza della tecnologia nella prevenzione dei reati e nella sua grande e rapida capacità di assicurare alla giustizia i colpevoli di reati e comportamenti illeciti. Finalmente anche su questo tema il vento comincia a cambiare in meglio dopo anni di immobilismo, pertanto il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Identità civica, consigliere Aioso. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole.
Credo che la possibilità che viene data all'interno di questa delibera sia una possibilità, come ha spiegato bene l'assessore Lanzoni, non è obbligo da parte di nessuno fare questa futura convenzione tra privato e pubblico. La sicurezza comunque è un bene di tutti i cittadini, non è una cosa di cui beneficia solo l'amministrazione, ma ne beneficiamo tutti. Vorrei fare tre esempi che sono successi nell'ultimo periodo. L'incendio del Why Not, nella stessa notte l'incendio delle macchine davanti al Carrefour, e quello che è successo settimana scorsa in via Picardi, che un soggetto molto simpatico ha distrutto completamente il distributore automatico, ha buttato per sfregio a terra le fioriere dei commercianti di via Picardi e ha distrutto il dehors di un ristorante lì di fianco. Se ci fossero state le telecamere, se ci fosse è stato comunque grazie all'impegno dei cittadini presa questa persona. Io credo che questa sia una possibilità per poter essere tutti più sicuri. Non è nessuno obbligato a farlo, il territorio è molto vasto e di conseguenza, aiutandosi, forse si può arrivare ad avere una città più sicura. Una sola precisazione: il 28 febbraio 2019, per i fatti a cui si riferiscono i consiglieri del PD e per i quali non si sentono tutelati da questa amministrazione, per le persone che possono essere registrate, le persone sono state individuate perché si sono autodichiarate nei gruppi WhatsApp e su Facebook dicendo che avevano fatto quello che avevano fatto. Quindi almeno la furbizia, quando si compiono i gesti, di mantenere l'anonimato, perché altrimenti uno può pixerare, si dice, i volti, i corpi e tutto quanto, ma se i soggetti stessi nei gruppi WhatsApp di riferimento dicono stasera andrò a fare questa furbata, la città è piccola, la gente mormora e tutti vengono a sapere tutto. Lega, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevole. Forza Italia, consigliera Rosa. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Chittò. Grazie Presidente, il nostro favore, il nostro voto sarà di astensione. Mi viene da commentare che la dichiarazione di voto di tutta la maggioranza l'ha fatta il consigliere Recupero, vantando, come dire, se non ho capito male, un ode al silenzio, il silenzio imbarazzante che c'è stato nel non motivare un voto contrario rispetto a un impegno che si chiedeva per la garanzia della privacy nei confronti, così come stava stabilito dalla legge, così come è stata infranta invece dal nostro sindaco nel 2019. Niente da dire, ecco, non avevate niente da dire, ma avete votato contro. Avevate molto da dire invece votando contro, perché oggettivamente è talmente indifendibile quanto è successo che vi rendete politicamente complici di quanto è successo. Andiamo sesto, consigliere Carpani. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Niente, il nostro voto anticipo che sarà favorevole, ma perché è importante sottolineare che questo regolamento sia la base per iniziare un nuovo percorso sulla città di Sesto, che è quella di un controllo, una sinergia con le forze dell'ordine per permettere una miglior sicurezza in città. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Carpani. Mettiamo in votazione la delibera. Apro la votazione. Favorevole. 16 voti favorevoli. Contrario. 0 contrari. Astenuti. 5 astenuti. La delibera con 16 voti favorevoli è approvata. Votiamo per l'immediata? No, non c'è l'immediata perché lo statuto prevede una pubblicazione di 15 giorni. Regolamento. Ok. Qui c'è un errore all'ora di stampa. Non è un problema, niente di meglio. Ok, passiamo al verbale, a votazione del verbale di seduta.
Approvazione del verbale della seduta consigliare del giorno 30 settembre 2020, ore 20. Favorevoli? 15 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 6 astenuti. La delibera esecutiva? La delibera esecutiva. Sì, prima di concludere vi chiedo cortesemente di accomodarvi ancora per qualche secondo, chi vuole andare via può andare via, chiaro. Il signor sindaco ha chiesto una parola per una comunicazione. Prego, sindaco. Sì, grazie, buonasera a tutti quanti. Ne approfitto per andare a concludere veramente in bellezza questo consiglio comunale, perché volevo informarvi, abbiamo già mandato il comunicato stampa, ma ci tenevo anche a dirlo in aula, che mercoledì 21 ottobre in videoconferenza qui in comune abbiamo ricevuto la comunicazione da parte, la comunicazione tanto attesa da parte della Corte dei Conti, che ha approvato il nostro piano di riequilibrio finanziario pluriennale che avevamo deliberato nell'ottobre del 2018. Quindi dopo una prima valutazione positiva che era giunta a fine luglio da parte del Ministero dell'Interno, arriva il secondo tassello che conclude la fase istruttoria, che è quello, il parere favorevole anche della Corte dei Conti. E ovviamente abbiamo accolto questa decisione con grande gioia, perché significa che il nostro lavoro paga e sta andando veramente nella direzione giusta. Ricordo, senza dilungarmi più di tanto, la situazione che abbiamo dovuto gestire dal 2018, dal giorno in cui abbiamo deliberato il piano di riequilibrio: 14 milioni di debiti di cassa, 21 milioni di debiti di disavanzo, debiti di bilancio, e 5 milioni di debiti fuori bilancio, con un ente che nel 2017 non applicava in maniera corretta quelli che erano i principi contabili e raggiungeva l'equilibrio di bilancio per mezzo di, ahimè, irregolarità contabili che sono state anche accertate dagli organi competenti. E oggi, a distanza ormai di 3 anni dal nostro insediamento, 2 anni era proprio l'ottobre del 2018, da 2 anni di distanza da quella data in cui quella sera abbiamo in maniera molto accesa deliberato il piano di rientro, abbiamo quasi sistemato le partite più critiche. Abbiamo sistemato il problema della cassa, abbiamo sistemato il problema del disavanzo, abbiamo sistemato i debiti fuori bilancio. Resta ancora, se ricordate bene, l'avevo spiegato nel tecnicismo sia in commissione che in consiglio, la parte dell'equilibrio di bilancio, che ancora è sofferente in parte corrente per 1,9 milioni, ma anche questo sarà presto risolto, mi sento di annunciarlo, con l'approvazione del bilancio preventivo del 2021. Il miglioramento di questi conti sono evidenti a tutti. Nel 2018 abbiamo chiuso il disavanzo portandolo da 21 milioni a 10 milioni, nel 2019 siamo scesi da 10 milioni a 800 mila euro. Questo, non so se vi ricordate, avevo utilizzato un termine, avevo detto tecnicamente abbiamo chiuso il piano di rientro, perché considerato che sul 2021 c'è stanziato 1.200.000 euro e la copertura del disavanzo sono 800.000 euro, è palese che tecnicamente sia concluso. Cosa manca? Manca il prossimo step, sarà quindi portare in consiglio comunale, ritornare in consiglio comunale, che è sovrano, la chiusura del piano di rientro, che con gli uffici ci siamo organizzati di volerlo fare entro la fine dell'anno. Quindi io volevo ringraziare il consiglio comunale, in particolar modo tutti quei consiglieri che 2 anni fa si sono assunti una bella responsabilità con l'intento, una sfida, proviamo a non far commissariare il comune, a non far tagliare da un eventuale commissario
i servizi a domanda individuale, che così come avrebbero fatto, così come è previsto per legge, e abbiamo evitato il dissesto dell'ente. Grazie a nome mio, ma grazie credo da parte di tutta la città e tutti coloro che usufruiscono dei servizi, perché attraverso un'azione molto capillare, certosina, e una fiducia da parte del Consiglio Comunale alla parte finanziaria che viene gestita da poco tempo, ma ho sempre messo la testa sulle deleghe al bilancio, siamo riusciti a garantire ora col prossimo preventivo un equilibrio anche del bilancio, senza andare a intaccare quelli che sono i servizi a domanda, e mantenendo l'ente in una situazione tutelata, non di dissesto. Certo, per arrivare l'obiettivo è quello di concludere il mandato e ritornare a essere un ente virtuoso. I numeri che si possono interpretare fino a un certo punto, ma poi devono tornare, mi fanno ben sperare. Quindi davvero grazie a tutti quanti, che volevo tenervi informati, grazie specialmente a chi 2 anni fa ci ha creduto insieme a me in questa grande sfida. Grazie. Grazie a tutti. Prima di uscire la collaborazione stiamo mantenendo il modo di la distanza, sono esattamente alle 22:07, il Consiglio Comunale chiude. Grazie a tutti e buona serata. Scusi Presidente, vedendo il sindaco, il signor sindaco con un foglietto, ho pensato che volesse anche dirci qualcosa sull'ospedale di Sesto, ma proprio anche il comunicato che ha rilasciato lei, io non voglio che magari qualcuno non ha avuto modo di leggere, visto che non ha l'amicizia su Facebook. Formalmente il Consiglio Comunale si rispondo alla risposta. Allora, abbiamo risposto sia io che l'assessore Gallera dopo una giornata trascorsa in regione. Come abbiamo evidenziato, non ci sono documenti o atti in regione al DG Welfare o in giunta regionale che fanno presagire quello che ha allarmato un po' tutti quanti, devo riconoscerlo, perché anch'io mi sono allarmato, che era un messaggio WhatsApp non firmato da nessuno, non intestato, non era un documento, non c'era nulla di che girava credo dalla sera prima e che comunque è stato oggetto di riflessione e discussione in regione proprio nella giornata di ieri, con la chiusura dove abbiamo poi diramato un comunicato stampa da un lato regione, dall'altro io come sindaco del comune di Sesto. Quindi io sono sempre dell'idea che bisogna focalizzarci su quelli che sono degli atti ufficiali e non sui WhatsApp. Grazie. Grazie, sono d'accordo, grazie.